Oh, oh! Ah. A che pensi? Pensa a quel povero maresciallo. Se sarà offeso, ce ne siamo scappate senza salutarlo. Beh, ma la colpa è sua. Quello si è preoccupato di chiudere la porta centrale e ha lasciato aperto il cancelletto di sinistra. Hai ragione. Lo doveva capire che l'apertura a sinistra era una fregatura. E adesso che siamo? Due vasi, due fuorilegge. E tutto perché? Per colpa di un po' d'insalata. E per questo ti dissi che dobbiamo andare a Roma. Se noi restituiamo l'insalata al signor Pierre, quello ritira la denuncia e tutto si aggiusta. Ne fai ridere certi momenti. Come facciamo a restituire l'insalata se ce la siamo venduta tutta quanta? Che c'è qui dentro? Le patate. No, no, nel mio cervello, che c'è? Ah, il bosforo. Il fosforo, cretino, il fosforo, idee chiare. Roma è una grande città, è la capitale. E tu vuoi che in una grande città come Roma non troviamo un po' di insalata? La compriamo e la portiamo al signor Pierre. Ciccio, tu alle volte mi spaventi. Tu non sei un uomo. No? Sei un mostro. Che cos'è un dinosauro vicino a te? Non saprei. Ciccio, tu sei un mostro di genio. Ah. Sei tutto il ritratto del nonno Serafino. Lascia, lascia. Grazie. Cicciuzzo, Cicciuzzo, guardami negli occhi. Avvicinati. Sinceramente, tu questa Maria Giovanna la conosci? Sì. No. La conosci? No. La conosci? No. Ma allora chi è? E che ne so, sarà una parente del signor Pierre. Vagon restaurant, prima serie. Vagon restaurant. I signori mangiano il vagone ristorante? Sì. Prima serie o seconda serie? Seconda serie. Prima serie. E sente, perché vuoi sempre risparmiare? Allora tutte e due le serie. Sa, abbiamo molta fame, non mangiamo da quando ci hanno messo dentro. Dentro? Dentro il treno. Scusi, dov'è il vagone ristorante? Da questa parte. Grazie. Buongiorno. Andiamo a mangiare. Che facevi? Che guardavi? Stavo contando quanti posti c'erano. Ah sì? E che c'è scritto qui? Niente. Tu guardavi le donne? Sì. E sei un incosciente. Ma come? Ci siamo sparate per 10 anni a lupare per una donna. Siamo finiti in galera per quella Maria Giovanna e ti rimetti a guardare le donne. Sei un doppio incosciente. Per te le donne non esistono più, lo vuoi capire? Per te le donne non esistono più. Per me? E per te? Anche per me. Ah no, io non ci credo. Come osi? Ti conosco, mascherone. Noi dobbiamo fare un patto. Va bene. Un patto di cuginanza. Dammi l'orecchio. Per il cugino scontentizza, le donne sono sparite, va bene? Sono sparite. Permettete? Ciccio scontentizza, agricolo. Franco scontentizza, suo cugino, cugino dei caratteri. Margaret Lee, piacere. Paulette Wilson. Permettono che noi... Sì, io. Che... Viaggiano anche loro? Sì. In treno? Sì, siamo turiste. Ah, turiste, che brave. E dove avete turato? In Sicilia? Oh, yes, Sicilia is wonderful. La Sicilia è meravigliosa. Loro sono siciliani? No, noi siculi siamo. Prego. Prego, signore. Robespierre. Roastbeef, carne arrosto. Uomo letto, uomo a letto. No, omelette, frittata. Vitello tonné, è tonné. Vitello tonnato. Ah, è tornato, perché dov'era andato? Chi? Il vitello. Ma no, tonné è torinese, ma sempre sti figure dobbiamo fare. Quanto la fai lunga, senta, ci porti questo. Due vagonzi litti alla cocca. Come? Sì, per me il vagonzi è molto cotto con una fettina delle limone. Vogliono ordinare i vini. Io direi di bere champagne per festeggiare il nostro incontro. Ciccio, vogliono festeggiare il nostro incontro. Già conquistate sono.
E poi anche a me. E non le do nessun torto. Hanno visto queste due mascoloni fascinose. Champagne per tutte. Moi Chandon? Moi Chandon. Ha detto che moi Chantonio. E chi se ne frega, chi lo conosce? Moi Chandon, ça va. Bene, signore. Champagne, ça va. Però, vi sembrerà strano, ma io ancora non sono riuscito a capire questo dialetto tenistico. Voi andate a Roma? Precisamente. Magnifico, anche noi a Roma. Che meraviglia! Così potremmo rivederci, durare assieme. Ma che vuoi durare? Che vuoi durare? Ricordati che non sei in viaggio di nozze. Ah, mio cugino mi sta ricordando che noi a Roma abbiamo un grosso affare da sbrigare. Beh, quando l'avrete sbrigato verrete da noi. Vi aspettiamo all'hotel Excelsior. Prima il dovere e dopo il piacere, vero? Qui, qui, siamo arrivati. Siamo arrivati, eh? Siamo arrivati. Ma chi l'ha portato a lavare sta roba? A lavare. Ma che dici? Ma che dici? E qui c'è una lavanderia. Questo è l'indirizzo che mi avete dato. E beh, aspetta, c'è qui e non ti muovere. Vieni. Non ti dico questo. Un pugno glielo con la mano. I signori, buongiorno. Buongiorno. Abita qui, signor Pierre. Scusate, non ho capito, che cosa volete? Cerchiamo lo straniero, Pierre. E lo cercate qui, signore straniero? Oh, questa è la lavanderia, non è la cassa del passeggero, è la brigadiera. Ma quale brigadiera? Scusate, ma voi non siete due agenti. Ma quale agente? Ma come si permette? Ah, no, no, scusate, sapete la pronuncia, io credevo che voi foste due agenti. Beh, comunque avete sbagliato indirizzo, eh. Arrivederci. Ma mi vuoi dire dove mi hai portato? È questo, l'indirizzo è giusto. Ce l'ho detto il signor Pierre quando venne in Sicilia con i semi dall'insalata. Un momento. Piano, piano, per carità, non mi distraete la gente che lavora. E chi le distrae? Parlate sottovoce. Io non so niente di questa insalata, di questo signore straniero. Senta, a lei l'insalata può non piacere, ma al signor Pierre sì. È vegetariano. Buongiorno, lasciatemi lavorare. Ma un momento, io non la capisco. Noi portiamo un camion di insalata fin qui e le dice che non lo conosce. Insalata? Sì. Voi avete portato l'insalata? Un camion, circa 6 quintali. 6 quintali di insalata? E dove sta tutta sta roba? Qua fuori. Qua. Ma che fai? E se lo hai fallato? Zitto, qua. Davanti alla lavanderia. Ma perché? C'è il divieto di sosta? No, è allergico al broccoletto. Ma chi vi ha detto di portare qua tutta sta roba? Ma allora lei è un dorone. E ma scusi, quando il signor Pierre venne in Sicilia, precisamente nel nostro paese, Pietrasicca, ci disse di coltivare l'insalata. Un po' d'aria. Questo sta male. Ecco, presto. Ecco. Allora, che sta male. Presto, corri in farmacia. E dov'è la farmacia? Io mi informo da un carabiniere che sanno tutto. Vado a chiamare il carabiniere. Disgraziato, il carabiniere, la farmacia. Ma che ho questo male? Ossia? Io sto bene, io sarto. E lo vedi come sarto? Io sto bene, io sto bello. Ti ordino di sfondare la porta. E io la sfondo. Buongiorno. Ehi, Lassa, ma è solo? No, scusi. C'è anche lui. Chi sono? Da dove sono sbucate? Noi occupiamo la cabina accanto. Abbiamo sentito dei rumori e... Avete bisogno di qualcosa? Coraggio. Mi sembrano due tipi piuttosto chiusi. Chiusi in una cabina. Noi dobbiamo tornare a Roma. Cerchiamo qualcuno per far tornare indietro la nave. Far tornare indietro la nave? Come se fosse un ferribotto. Non offendiamo il ferribotto. Scusate. Scusino, loro chi sono? Io mi chiamo Dolores. Reumatico. E io Manuela. Ah,
Io sono Franco Scontentezza, Fucciccio. E io Ciccio Scontentezza fu Franco. io non vi voglio influenzare, ma... Scusi, questa c'ha l'influenza, quest'altra c'ha il dolore, ma che siamo sulla nave in quarantena? Zitto, scusi, diceva? Oh, niente, non per influenzarvi, però io approfitterei di questa occasione per... per conoscere la Spagna. La Spagna? Certo, la nave è diretta a Barcellona. Mai stati a Barcellona, eh? Ciccio, noi siamo stati mai a Barcellona? No. Allora saranno stati altri due. Oh, la Spagna, il paese delle corride, dei canti, dei balli, delle belle donne e delle nacchere. Ciccio. Mi scusi, non prometto, no. Ciccio, sentiste? Canta, balli, belle donne e natiche. Nacchere. Beh, insomma. Brindiamo al nostro incontro. In cabina abbiamo una bottiglia di champagne in ghiaccio. Oh, sì, Moet Chandon. Ah, fa sempre questo Moet Chandonio. Esce sempre lui. È meglio, no? Esce lui, entriamo noi, no? Mi raccomodiscono. Un brindisi alla Spagna e alla Sierra Madre. E uno all'Andalusia. E anche alle nostre sorelle. Uh-huh. E che c'entra? La madre, la zia, che ci dimentichiamo, le sorelle. Uh-huh. Diventerete i nostri mucciacci dai nomi spagnoli, Escamillo e Escobar. Io ci alla sto. Salute. Bene, abbiamo brindato alla nostra conoscenza, ma ora purtroppo dobbiamo lasciarci. Ma come, proprio ora che stavamo entrando in confidenza? Oh, ma senti, il viaggio è lungo, molto lungo. Addio, hasta la vista, hasta la vista. Mamma, hasta la vista, hasta la vista. Vista l'asta. Ignorante, se dice hasta la vista.